Grazie per avermi invitato e per dare la possibilità di chiarire un po' questa vicenda. Ok, prima di fartela chiarire, però volevo mandare in onda l'intervista a Biagio Lubrano, tuo amico, amico nostro, persona che è ben voluta da tutti. Sentiamo Biagio Lubrano al termine della partita. Dispiace del comportamento di qualche dirigente loro, di qualche calciatore in campo, di qualche striscione che non lo so se lo riprendete, dove parlavano di patteggiamento. Noi non siamo dei mafiosi che vanno a patteggiare o delle persone che hanno fatto qualche reato. Noi siamo venuti qua consapevoli di giocarci una fetta importante di questo fine campionato. Sono stato abbastanza insultato da sopra insieme a mio figlio, che ci ha rimesso anche un po' il labbro alla fine. Però non fa niente, tanto poi il calcio continua. Ce ne saranno altre di partite che possiamo incontrarci sul nostro cammino e quindi speriamo di rifarci in seguito. Mi dispiace, te l'ho detto, dell'atteggiamento del pubblico perché qua nessuno è traditore. Io sono stato chiamato dal Barano e sono andato al Barano. Se venivo chiamato dal Procida potevo valutare anche di stare al Procida, però gli atteggiamenti verso persone di Procida fanno male. Ti dico la verità, io non mi permetterei mai di comportarmi, neanche mio figlio lo sapete benissimo, però è così, abbiamo perso, non abbiamo alibi e quindi ce ne dobbiamo andare a casa. Fortunatamente non ci abbiamo rimesso a livello di ammonizioni oppure squalifiche. Contenti loro, mi fa piacere che sono così entusiasti, ma in fondo si sono salvati qualche giornata prima di noi, non è che poi era sta squadra che ha dominato il campionato. Sono stati bravi a fare tutti i punti, la maggior parte dei punti in casa. Mi dispiace per pure quei pochi che sono venuti con noi a vedere la partita. È stata una giornata no, mi assumo io tutte le responsabilità. Ci può stare, speriamo che sia la prima e l'ultima. Torniamo in studio, abbiamo sentito, soprattutto dal punto di vista dell'emozione, anche un po' di rabbia da parte di Biagio per il trattamento ricevuto in casa sua. Gerardo, che possiamo dire a proposito di questo episodio? Tu hai preso subito le distanze da chi aveva trattato male sia Biagio sia per lo striscione esposto. Hai preso le distanze e ti sei dimesso dal ruolo di dirigente, ma tu sei più che un dirigente, sei un asse portante del Procida. Però ti cedo la parola per farti spiegare appunto le tue emozioni e il tuo risentimento. La questione è questa. Io sono venuto, ho accettato il tuo invito proprio perché volevo chiarire, voglio chiarire certi aspetti. Innanzitutto, io mi ripeto e voglio chiedere scusa due volte, in due modi diversi. Una a Biagio, che e tu lo sai, è mio fratello, cioè Biagio Lo so bene, lo mio so fratello, bene. voglio bene, ci siamo sempre voluti bene, quindi questa cosa mi addolora perché Biagio, per quello che ha fatto per il Procida, è molto più di me, forse, e io ritengo che va rispettato, andava e va rispettato per quello che ha fatto, per quello che è, per quello che continuerà ad essere, mi auguro, anche in futuro, per la maglia biancorossa. Insieme a suo figlio Vittorio, che è un ragazzo d'oro, è un ragazzo che pochi ce ne sono come Vittorio, e anche lui voglio bene, perché c'è anche un rapporto di parentela, quindi non so se lo sapete, quindi la cosa mi addolora soprattutto per questo. Quindi, poi diciamo pure che io a Biagio all'inizio della stagione calcistica l'ho anche invitato a collaborare con me perché io ho bisogno di collaborazione. Biagio è un ragazzo in gamba, una persona diciamo, che sa di calcio, ne mastica e anche bene. E a Vittorio, che ancorché lui stava sulla nave imbarcato, io gli ho chiesto di venire a giocare con noi. Biagio mi ha detto, io
che avrebbe preferito allenare. Io in quel momento l'allenatore già ce l'avevo, ma non perché sia migliore o peggiore di Biagio, ma ce l'avevo. Io devo rispettare un allenatore che l'anno scorso aveva fatto bene e che volevo riconfermare quest'anno. Comunque Biagio per me è una persona validissima e al di là di essere valido o meno, ma andava rispettato per quello che ha fatto per il Croce. Poi l'altro tipo di una tipologia di scuse diverse va fatto all'agente di Barano, perché quella scritta che si legge non la voglio nemmeno ripetere, si legge sullo striscione, è una cosa vergognosa che mi fa vergognare tanto. Però adesso io, voi forse, non so se ci crederete o non ci crederete, io quello striscione non l'ho visto. Se lo Vabbè, avessi noi visto l'abbiamo l'avrei fatto togliere ripreso, subito. la domanda mia era questa, cioè, com'è possibile? Lo striscione sta là, viene ripreso anche dalle telecamere, ma nessuno del Procida si rende conto che c'è questo striscione Io sul campo. sto parlando per me, forse gli altri non hanno dato il giusto, come Peso, dire, il la giusta giusto attenzione alla peso cosa. Il a questo fatto. giusto peso, bravo, hai utilizzato il termine giusto. Io però, io domenica sono andato al campo, sabato sono andato al campo. Io purtroppo ho un po' di miopia e quando arrivo sul campo, lo so, mi vedete anche quando vengo a vedere la partita, metto gli occhiali. Una volta messi gli occhiali, io stavo in una posizione dove lo striscione non lo potevo vedere perché stavo dalla parte proprio, diciamo, adiacente allo striscione, quindi l'altra bandierina, lo striscione stava nell'angolo, io stavo nella parte dell'angolo, la stessa porta, e non lo vedevo. C'erano anche altri dirigenti insieme a me, non l'abbiamo visto né letto. Dopodiché, io appena arrivato sul campo, ho messo gli occhiali e mi sono messo due cuffie. Ahimè, perdonatemi, stiamo seguendo la partita Allora, vabbè, dell'Ischia Biagio, perché. ormai diciamo l'episodio si è consumato, il delitto si è consumato, però quello che Sì, volevo infatti, io chiederti, una volta che ho visto. siete riusciti a capire la matrice, chi è stato che ha fatto Sì, questo, i sei cori che lo esatto, striscione? questo volevo spiegare. Io, appena diciamo, sono venuto a conoscenza di questa cosa, mi sono subito mortificato soprattutto, ma soprattutto mi sono mortificato per gli amici di Barano, perché io a Barano ho tanti amici, io sono un grande amico, secondo me, della persona più importante di Barano, che è il professore Giosi Gaudioso, so che il figlio non si è, ho detto la persona più importante perché è il papà del sindaco, anche lui grande amico, ho tanti amici, il dirigente Mattere, il comandante Mattere, Barano ho tanti amici. E ho sempre avuto un gran rapporto con questa gente, con la comunità di Barano tutta. Quindi io chiedo umilmente scusa per quelle cose fatte, per quel striscione messo al campo sportivo. Però, ecco, direttore, tu ci siamo detto, mi Sì, ci hai siamo del detto, tuo, con grande io ho fatto piacere. le mie indagini. La cosa si riconduce a un gruppetto di ragazzi che non sono nemmeno ragazzi. Che secondo me in questo momento sono tutti pentiti di questa cosa, perché sono bravi ragazzi, tutti di famiglie per bene, che si sono riuniti da 7-8 mesi a questa parte in questo gruppo di tifosi, tra virgolette, organizzati, ma sono neonati tifosi e stanno crescendo e noi ci auguriamo che errori di questo tipo, di questa natura, non ne facciano più perché. Loro devono essere, diciamo, vicino alla squadra, ma nel senso positivo, nell'accezione positiva, vicina, non nell'essere, diciamo così, maleducati e scortesi nei confronti perché per quanto mi riguarda, il calcio è uno sport e nello sport bisogna confrontarsi nel campo e nel modo più rispettoso possibile per l'avversario, almeno questi sono i miei principi. E siccome noi al di là dello sport cerchiamo di insegnare anche, diciamo, anche valori della vita e qui a noi a Proci non ci appartiene, non ci appartengono questi modi di fare, perché è la storia che lo dice, a Proci non è mai successo niente, non ci siamo mai scontrati con alcuna tifoseria Ok. avversaria, siamo amici di tutti, quindi praticamente oggi essere, diciamo, tacciati di persone, diciamo, Purtroppo è che hanno successo, un po'. qualcosa è successo.
Gerardo, però mi fa piacere il tuo messaggio e ti ringrazio per l'intervento. Io spero che i tifosi comprendano l'errore che hanno fatto, chi ha sbagliato, e trovi la retta via. Grazie comunque, Biagio, per il tuo intervento. Grazie. No, Biagio, Gerardo, scusami. Direttore, io però devo dire una cosa. Prego. Io sono dispiaciuto perché oggi sono dovuto venire in trasmissione a parlare di questa cosa brutta, e che mi auguro che sia, dopo quel mio intervento, siamo perdonati sia da Biagio sia dalla gente di Barano. Ma a me mi sarebbe piaciuto venire in trasmissione e parlare di quella, di una vittoria, di un'esaltante vittoria che ha fatto la nostra squadra, e dare il giusto lustro alla prestazione, ma evidenziando anche le protezioni di quei gioiellini che noi abbiamo, che sono Gadaleta e Quirino, che sono due ragazzi che hanno dimostrato di avere tanto talento, e insieme agli altri, ai veterani della squadra, hanno fatto una grandissima partita. E oggi non si parla di calcio, ma si parla di queste cose. Quindi anche loro, la squadra, è stata penalizzata da questi accadimenti, quindi questa cosa ci dispiace tanto. Pertanto mi perdonerai che ho fatto questa osservazione, e quindi io vi saluto con più piacere, con più serenità. E quindi abbraccio tutti i presenti che stanno in studio, specialmente il mio amico Mirko, che con le sue protezze sta portando l'Ischia alla vittoria del campionato. Forza Ischia e forza tutte le isolate. Ok, grazie Gerardo, grazie per il tuo intervento. Direttore, grazie. Allora, grazie, buona serata. Ringraziamo Gerardo.